Gli scatti originali pubblicati su Instagram da una parrucchiera piacentina alla sua mostra l'hanno colpito così tanto che ha deciso di venire a Piacenza per conoscere l'hairstylist e cambiare il suo look. Il pioniere dell'arte digitale, l'americano Lawrence Gartel, ha deciso di affidare ad Anna Maria Gelfi i suoi capelli. E la gioia della professionista è incontenibile. Tutto è nato dalla mostra che è in corso a Lucca, teatro di un originale confronto tra Gartel e il padre della pop art, Andy Warhol. Gelfi, accompagnata dal suo staff, era andata a visitare l'esposizione per un lavoro di ricerca e ispirazione. Quello che è successo dopo ha dell'incredibile. Simona, la mia carissima collaboratrice, mi aveva parlato di Lucca, di questa mostra Warhol di S. Gartel. Noi siamo andate, abbiamo visitato la mostra, abbiamo postato dei collage delle opere di Gartel e dei collage delle opere di Warhol. Poi ci siamo messi in posa e anche noi ci siamo fatti come fossimo dei quadri. Quindi abbiamo fatto Gelfi vs Bassi. A Gartel questa cosa è piaciuta tantissimo. Io dopo 2 o 3 giorni vedo che lui commenta la foto, quella delle sue opere e quella dove noi facciamo i quadri. Io arrivo in negozio, ragazzi, Gartel ha commentato. E tutti mi dicevano, ma non sarà lui, impossibile. Anche se non è lui, di certo non è mio fratello. Comunque, poi lui ancora mi ha scritto che gli piacevano i lavori che facciamo, che arte metto nel fare i capelli. E quando io gli ho detto che festeggiavo 30 anni di attività proprio oggi, lui mi ha detto, io ci sarò e lui c'è. Why did you come in Piacenza? I came because of this fantastic... Sono venuto perché Anna Maria ha visitato la mia mostra a Lucca e lei è così fantastica con quei capelli che mi sono detto, devo conoscerla quella persona. Cosa trovo di speciale in lei? Guardate i suoi capelli, la sua testa è arte. Non sono preoccupato di cambiare look, bisogna essere aperti e con questa trasformazione porterò un po' d'Italia al mio ritorno in America. La mia ispirazione artistica è il mondo, ogni giorno. Le persone si fanno continuamente domande, io penso si debba vivere il momento, divertirsi. La vita è la mia ispirazione. Life is inspiration.